come vice presidente Paolo Ferrero. Ok? Sì. Chiaro. Chiaro. Siede, certo. Dalle Brigate Nere presso lo stadio Voltini. Aveva 24 anni, con il quale il popolo italiano a un certo punto decise di ribellarsi al nazifascismo e convinse anche i miti a tracciare le armi per apparecchiare un mondo più giusto. Un movimento trasversale della furbizia che cerca voti nelle sentine in cambio di aperture di credito che potrebbe uccidere la democrazia, ossia tutti noi e il futuro dei bambini e dei ragazzi di oggi. Viva il 25 aprile, viva i partigiani, viva la liberazione, viva i valori, viva i valori di libertà, eguaglianza, solidarietà che hanno ispirato la nostra Costituzione e restano la nostra stella polare. Diventiamo tutti quanti partigiani dei diritti e della Costituzione. Degli oltre 1200 docenti in servizio negli Atenei italiani del 1931, furono solo in 12 a rifiutarsi di prestare giuramento di fedeltà al fascismo. E Giorgio Herrera fu uno di loro, e per questo venne cacciato da quei cortili del regime fascista.